Un saluto e bentrovati agli amici del Vaso di Pandora. Oggi un'altra puntata della nuova rubrica L'Osservatore Trasversale, la quale si prefigge la funzione di mettere in relazione informazioni anche da ambiti differenti, evidenziandone appunto la correlazione trasversale e non risparmiandoci quindi, di conseguenza, da un'elaborazione altrettanto trasversale degli elementi stessi. Il tema di oggi è il land grabbing, ovvero quel fenomeno che vede l'accaparramento massiccio di significative porzioni di terra ad opera di una circoscritta cerchia di realtà. Già si è saputo, pressoché da ogni giornale, che lo stesso Bill Gates, il quale è un imprenditore in ambito informatico, si è diventato da un giorno all'altro il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stati Uniti, acquistando circa 242.000 acri di terreno agricolo e quasi 27.000 acri di altra terra in altri 19 stati. Oggi cercheremo di stabilire appunto alcune coordinate di indagine nel tentativo di comprendere la logica di questi comportamenti e fenomeni. Partiamo considerando i motivi alla base del fenomeno del land grabbing, che sono diversi. Il principale è, senza ombra di dubbio, la sicurezza dell'autosufficienza alimentare. Con l'aumento vertiginoso della domanda mondiale di generi alimentari dovuto alla crescita esponenziale della popolazione e del tasso di urbanizzazione, la scarsità delle risorse alimentari non potrà che divenire sempre più una criticità destinata a sfociare in emergenza, specie se tale scarsità venisse sfruttata per fini speculativi in ambito commerciale o politico. Un altro motivo, di certo non trascurabile, è certamente rappresentato dalla sicurezza dell'autosufficienza energetica, la quale domanda potrà essere soddisfatta da entità che si avvalessero dei protocolli di Land Use Change o di Indirect Land Use Change Energy in Place of Agriculture, che consistono poi essenzialmente nella conversione d'uso dei territori precedentemente utilizzati a scopo di coltivazione, i quali verrebbero quindi impiegati per produrre energia green, ricollegandoci quindi alla solita svolta green che già ben conosciamo. Le fonti alle quali ci rifaremo oggi sono Apindustria, la European Food Agency, da non confondere con un'istituzione europea, ma bensì trattasi di un'agenzia giornalistica interamente dedicata all'informazione nel settore dell'industria agroalimentare in Europa, e di sito Blue Rating. I dati che andiamo a presentare sono i seguenti. Nell'arco di 3 mesi, quindi diciamo allora nell'arco dal 20 ottobre 2020 al 19 gennaio 2021, il prezzo del mais è salito del 22%. Il grano tenero, anch'esso, non si è risparmiato di schizzare al 20% di incremento, e nello stesso periodo anche le quotazioni della farina di soia sono cresciute ben del 26%, ed ancora di più poi quelle della crusca, che sono invece volate con un incremento addirittura del 41%. Ecco, allora, hanno già iniziato a verificarsi contrazioni dell'offerta, tanto a livello internazionale, tanto che la Russia ha già in programma di tassare le esportazioni di grano a partire da metà febbraio. Quindi già ha cominciato a tassare le esportazioni in maniera massiccia. Mentre l'Argentina dall'11 gennaio ha imposto un tetto massimo all'esportazione stessa. Niente di più probabile quindi che tale fenomeno possa interessare anche l'estrazione ed una privatizzazione sempre più massiccia dell'acqua stessa, con ricarichi impossibili, almeno attualmente, da ipotizzare. E questo è quanto riguarda l'aspetto alimentare delle risorse. Passando poi alle risorse minerali, possiamo invece notare come il comparto delle materie prime abbia chiuso il 2020 registrando significativi aumenti di prezzo anch'esso.
Segnaliamo quindi un incremento del 47% in riferimento al rame, che guadagna, subisce un incremento del 68% come costo della risorsa stessa. Lo zinco che sale ben del 51%, ed il nickel con un uguale incremento sempre in misura del 51%. Allora, il land grabbing essenzialmente ha iniziato a guadagnare rilevanza dal momento del suo boom, che avvenne esattamente in concomitanza alla crisi finanziaria, durante la quale fu utilizzato come cuscinetto per attutire le perdite e creare capitale garantito. Dal 2008 a oggi, difatti, è cresciuto ben del 1000%, colpendo poi le aree meno sviluppate del pianeta e spingendo alla fame e all'esodo coatto migliaia di contadini. Africa ed America Latina sono tra le regioni più colpite dal saccheggio fondiario, mentre i players detentori del debito dall'Europa e dagli Stati Uniti hanno svolto effettivamente il ruolo dei principali carnefici. Quindi, riassumendo, terra vera per debiti finanziari virtuali. Questo è il passepartout oramai universale. Incrociando questi dati abbiamo quindi una scarsità di risorse sistematicamente in esponenziale aumento e fenomeni di speculazione da parte di chi ambisce a farsi fornitore della domanda, attraverso la privatizzazione diretta o attraverso strumenti finanziari quali il debito, a sua volta spinto agli estremi dalle crisi finanziarie. Una domanda coerente che a questo punto viene da porsi a fronte di tale equazione, sia se la direzione intrapresa dai protagonisti dei mercati sia quella di accaparrarsi le fonti stesse delle risorse per poi imporle a prezzi di mercato che a quel punto potrebbero determinare pressoché in autonomia, non avendo più a sostenere la competizione con una maggioranza di piccole e frastagliate attività imprenditoriali, che potrebbero presto essere spazzate via dall'attuale ristrutturazione del panorama imprenditoriale internazionale. In uno scenario del genere non si potrebbe escludere un tale impatto, a conseguenza dell'incremento dei prezzi, da poter ridisegnare la società come la conosciamo, dal momento che avere in mano la facoltà di stabilire i prezzi delle risorse conferirebbe implicitamente un potere immenso sulla vita del cittadino, fino ad avere tutte le prerogative per divenire anche un vero e proprio strumento politico di controllo, in funzione anche magari di ridisegnare la società e lo stile di vita di qualsiasi cittadino, qualora questo fosse l'obiettivo.